Maltempo sulle Marche, fossi tracimati, strade chiuse al traffico e sottopassi allagati. A Fano e Senigallia attivato il COC, danni e disagi anche a Mondolfo. I provvedimenti che abbiamo chiesto al comune di Mondolfo di adottare per evitare un secondo disastro non sono stati messi in atto. Furti a Villa Fastigi, bloccata la banda dalla polizia e una famiglia croata pluripregiudicata, un uomo portato nel carcere di Villa Fastigi, il fratello e due donne colpiti dal foglio di via firmato dal questore, più colpi messi a segno anche a Fano, indagano i carabinieri. Aule al freddo e infiltrazioni d'acqua, a Urbino scatta la protesta degli studenti dell'ITIS Mattei che annunciano domani sciopero generale. Incendio alla Profiglas di Bellocchi, arrivati i risultati delle analisi, l'assessore Cora Fattori rassicura i cittadini, non sono emerse criticità. Il parcheggio di via del Risorgimento a Fano sarà pronto per la prossima settimana, l'area è stata arricchita da luci a LED, panchine e piante verdi. Mercoledì 1 marzo, buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. In primo piano il maltempo che si è abbattuto sulle Marche, particolare attenzione è stata rivolta alle zone colpite dall'alluvione del 15 settembre scorso, e cioè Senigallese e la provincia di Pesaro Urbino. Diverse le strade che sono state chiuse e i sottopassi allagati, disagi anche nel comune di Mondolfo, guardiamo. Il maltempo annunciato ha provocato danni in particolare alla viabilità a Fano e a Mondolfo. Diverse strade e sottopassi si sono allagati, diventando impraticabili. A Senigallia particolare attenzione è stata rivolta all'area dei fiumi Misa e Nevola. Le piogge hanno infatti causato l'innalzamento del livello del fiume Abettolelle, dove si è registrato il superamento del livello di sicurezza. Il sindaco Massimo Olivetti ha disposto l'apertura del COC, il centro operativo comunale, per monitorare la situazione. I fossi Sant'Angelo, del Trocco e delle Cone sono tracimati e la statale Adriatica, così come altre vie e il lungomare Mameli nel tratto nord, sono stati chiusi in via precauzionale. Chiusi per circa un'ora anche un ipermercato e un centro commerciale. Pure a Fano è stato attivato il COC per monitorare i corsi d'acqua. In campo sia il CB Club Mattei che la polizia locale. Gli agenti hanno deviato il traffico in via Papiria, nella zona industriale, dove è tracimato il canale Albani. Servizi di pattugliamento sono stati eseguiti anche nella zona di Ponte Sasso e di Torrette, dove l'acqua ha invaso parte della strada nazionale Adriatica Sud. Stessa situazione a Carrara, lungo la Flaminia e a Caminate, all'altezza di un ponticello in una strada privata. Disagi e allagamenti sono stati segnalati anche a Marotta, dove sono entrati in azione i vigili del fuoco. Qui questa mattina vi siete svegliati, insomma, un grosso alluvione. Com'è la situazione? Davanti, e quindi arrivava fino di là le macchine, c'era pericolo anche che facessero qualche incidente, perché praticamente abbiamo avuto un po' paura. Poi adesso è passato tutto, sì, speriamo, cioè è passato tutto, il peggio è passato, quindi, però ogni tanto succede questa cosa, quindi. Avete messo, abbiamo visto, una barriera davanti al garage, perché c'avete sotto il garage interrato, è funzionante? A novembre è successo che si era allagato tutto di sotto, tutti i mobili, tutte le robe, quindi abbiamo avuto un po' paura. Sinceramente abbiamo chiamato anche i vigili, ma non ci hanno risposto, e quindi ci siamo adattati noi, insomma, tutto qua. Avete contato però alcuni danni in casa oppure per il momento niente? No, per ora no, niente danni. Se stanotte non piove più da oggi pomeriggio e le previsioni, non so, non ho neanche visto come sono, speriamo, perché mette veramente paura. L'acqua, questo fango qua era arrivato fino a parte di là, quindi quando passano le macchine che vanno giù è un disastro. E stamattina come vi siete svegliati? Questa abbondante pioggia vi ha creato notevoli disagi? Un po' di disagi li ha creati, soprattutto questa sera qui. Adesso sto pulendo, però tutte le volte quando piove molto fa sempre questo lavoro qua. E questa notte, quanto è domani, non si riesce più a staccarla dal pavimento sotto, perché è come un cemento questa roba qua. Una volta l'anno può succedere, via. Avete avuto danni in casa? No, soltanto qui sulla nazionale. Già un paio di volte che succede la stessa cosa. Speriamo che il comune prenda provvedimento di questa situazione, e sinceramente non ci credo. Non lo so cosa pensare. E questo è quanto. Quindi speriamo che il nostro amato sindaco, con tutta la sua giunta, facciano qualcosa. Che parte della casa si è allagata? Il garage? Garage, sì, il piano terra si è allagato e praticamente
ci sono dei danni che non so a questo punto chi prendere in mano una situazione per risolvere. Avete fatto una stima appunto dei danni? No, ancora no, ancora no. Quanti centimetri d'acqua ci sono più o meno nel garage? Circa, attualmente adesso sui 30-40 centimetri d'acqua al momento. Adesso l'acqua sta defluendo, sta abbassando il livello, quindi diciamo sta migliorando. Gli abbiamo chiesto di abbassare questo fosso qui perché è a livello del muretto, quindi nel momento in cui saltava nuovamente quel buco che c'è nella tubazione sarebbe nuovamente tracimato all'interno del giardino. E quindi non hanno fatto nulla e noi ci siamo ritrovati allagati per la seconda volta. Quale parte della casa e quant'acqua vi è entrata più o meno? Allora, penso che quest'anno sia come lo scorso anno, 50-60 centimetri fuori e 20 centimetri all'interno, perché penso che sia come lo scorso anno. Io non sono potuta entrare in casa ancora. Il fango è veramente insidioso, molto molto insidioso, cioè penetra da tutte le parti. Avete perso qualche oggetto importante che è stato purtroppo bagnato? L'anno scorso abbiamo dovuto buttare via tantissime cose, biciclette, cioè cose, anche qualche mobilio, insomma abbiamo dovuto buttare via tanto anche adesso. I provvedimenti che abbiamo chiesto al comune di Mondolfo di adottare per evitare un secondo disastro non sono stati messi in atto e poi l'anno scorso non ci hanno dato nessun aiuto, non è venuto nessuno ad aiutarci. E vi ricordiamo che l'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica diramata dalla sala operativa della Protezione Civile delle Marche rimane in vigore fino alla mezzanotte. Noi dovremmo avere in collegamento telefonico Cristian Fanisi, vice sindaco del comune di Fano e assessore alla Protezione Civile. Buonasera. Buonasera a tutti. Il COC è ancora attivo? Sì, l'abbiamo attivato e lo terremo attivo per tutta questa notte. Immaginando che potranno riprendere le piogge, così ci dicono le previsioni meteo, dopo le 21, quindi per precauzione lo terremo aperto e continueranno e continuano in queste ore i monitoraggi dei fossi e dei principali corsi d'acqua. Non ci aspettiamo situazioni critiche, assolutamente non ce l'aspettiamo, però insomma siamo allerta, sempre pronti ad intervenire, anche perché con le abbondanti piogge di questi giorni il terreno non assorbe più ed è molto facile che l'acqua che cade dal cielo va direttamente nei fossi e dei fossi poi possa anche straripare, quindi abbiamo più come dire, paura per quanto riguarda la viabilità che per altre situazioni. Quindi il COC è aperto, stiamo monitorando la situazione, non ci aspettiamo criticità, però siamo sempre allerta e pronti allerta, certo. Per intervenire. Grazie per questo aggiornamento Fanisi, buona serata e buon lavoro. Adesso guardate questa foto che è stata scattata a Villa Betti nel comune di Pesaro, dove è franata la strada. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, la carreggiata è stata chiusa al traffico. Ci spostiamo a Urbino, dove questa mattina gli studenti dell'ITIS Mattei hanno deciso di non entrare in classe per protestare contro il degrado in cui versa la scuola. Oltre alle basse temperature, ci hanno raccontato i ragazzi, oggi ci sono state numerose infiltrazioni d'acqua che hanno reso inagibile una palestra e diversi laboratori. Questa, hanno precisato, non è la prima segnalazione che viene fatta alla provincia con tanto di documento condiviso dal dirigente scolastico e dal consiglio d'istituto. La provincia però non è mai intervenuta con interventi concreti volti a migliorare la situazione. Oggi, hanno aggiunto gli studenti, i termosifoni non sono partiti in orario in tutte le classi e la temperatura registrata è stata di 10 gradi, poi è salita raggiungendo una media di 16 gradi. Gli studenti si sono dovuti arrangiare in altre palazzine dell'istituto e nel bar dove la temperatura registrata è stata di 17 gradi. Alcuni alunni in segno di protesta hanno lasciato l'istituto e hanno annunciato per domani mattina uno sciopero generale. Disagi questa mattina si sono verificati anche in un altro istituto, il Volta di Fano, dove a causa delle infiltrazioni d'acqua sono stati utilizzati secchi, cartoni e fogli di giornale. In particolare l'acqua è entrata nei laboratori e pare che sia stato necessario togliere una parte di controsoffitto che rischiava di cadere.
allagato per l'ennesima volta il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Fano. L'intervento di RFI non è più rinviabile. Il consigliere della Lega Luca Serfilippi ha protocollato questa mattina un'interrogazione in comune e in regione per chiedere un intervento urgente di riqualificazione. Il comune, ha aggiunto Serfilippi, per anni ha minimizzato il problema e nessuno ha fatto nulla. Come più volte segnalato, ad ogni pioggia l'acqua si infiltra dal soffitto, allagando il sottopasso, arrivando così a formare pozze anche di notevoli dimensioni, ha spiegato il consigliere. A ciò si aggiungono l'abbattimento delle barriere architettoniche solo al binario 1, un ascensore che non funziona, il percorso tattile che non è presente nei binari di corsa 2 e 3, il marciapiede rialzato per la salita e la discesa dai treni previsto dalla normativa europea, che invece c'è solo al binario 4, il meno utilizzato, e la rimozione della pensilina di attesa tra i binari 2 e 3. Continuiamo a dare spazio alle vostre segnalazioni perché ci è arrivato anche un video che ritrae il Ponte Alto a Torrette di Fano, il quale, ci dice il telespettatore, è ancora da pulire nonostante le diverse segnalazioni fatte. Passiamo ora ai numerosi furti messi a segno a Pesaro, in particolare nel quartiere di Villa Fastigi. Marco Lonigro ha raccolto le testimonianze e le preoccupazioni dei residenti. Sul caso indaga la polizia, che ha bloccato un gruppo specializzato in furti in abitazioni, ma l'indagine non è ancora chiusa. Sentiamo. Diversi furti a Villa Fastigi negli ultimi 15 giorni, presi di mira una pizzeria e una ferramenta. Hanno forzato la porta, non sono entrati, fortunatamente, perché li hanno visti questi qui dei ragazzi che erano nella sezione, ma soprattutto quel ragazzo, il toilettatore, e basta, non sappiamo altro, sicuramente dà fastidio, certo che dà fastidio, fa paura, fa tutto, cosa dobbiamo fare? Purtroppo, questo dopo è compito della polizia o di chi di dovere, noi non possiamo fare altro che chiudere. Ieri sfortunatamente non avevamo messo neanche l'allarme, che di solito la sera mettiamo, ma il giorno lasciamo così perché magari tanto stiamo via 2 ore, non pensavamo che in pieno giorno in piazza venissero i ladri, invece adesso lo metteremo anche al giorno, purtroppo siamo costretti a chiudere, anche abbassare la serrande fino in fondo, che non facevamo. Però adesso lo faremo. Storie che si sommano ad altre storie, come quella della famiglia colpita 4 volte dai ladri in pochi giorni. Massima allerta tra i cittadini che ai nostri microfoni hanno commentato così gli ultimi episodi. Che siamo disperati, abbiamo tutti paura e non sappiamo come fare, come comportarci. Un po' di furti ci sono sempre stati, voglio dire, qualcuno così, però adesso è una cosa invivibile proprio. Che è una cosa oscena, brutta, perché oggigiorno bisogna aver paura di tutti, soprattutto gli anziani. Io ho mia mamma qua vicino, gli dico sempre: guarda, tieni chiuso, perché qui di tutto e di più, veramente. È brutta questa situazione. È un paese che siamo qua, però mi dispiace. Non deve accapitare a nessuno. Era un quartiere sicuro, ma gli ultimi tempi qui i ladri ci hanno preso di mira, sempre qui a Villa Fastigi, io abito in Villa dell'Unità, e sono venuti nella casa accanto a me, sul terrazzo, li hanno presi, sono scappati, ma qui ci vorrebbe qualcuno che alla sera girasse per il paese, un vigile, qualcuno, insomma, e i cittadini non si possono neanche difendere, chi ne ha la possibilità. Speriamo che qualcosa facciano per questi ladri. Signora, andare nella privacy delle persone è un gesto che dà fastidio, il furto dà fastidio. Molto, dà fastidio. Non siamo più sicuri in casa nostra, non siamo più sicuri a casa nostra. Si va via, quando si torna a casa si ha paura di entrare. La polizia ha effettuato dei sopralluoghi e, sulla base di quanto descritto dai residenti, ha individuato nella giornata odierna 2 famiglie, entrambe composte da persone di origini croate con precedenti relativi a furti in appartamenti tra Ferrara e altre città. Uno di loro, evaso dagli arresti domiciliari, si trova nel carcere di Villa Fastigi.
Altri furti sono stati messi a segno a Fano, nei quartieri di Sant'Urso e Vallato. Ecco come mi hanno ridotto casa, ci ha scritto reporter di strada che ci ha inviato questa fotografia. Secondo alcuni testimoni, pare che i malviventi fossero a bordo di una Golf nera con targa straniera. I ladri hanno fatto visita a 3 abitazioni in via degli Oleandri, dove ieri pomeriggio hanno rotto il vetro di una finestra e asportato monili d'oro, ma la rifurtiva è ancora da quantificare. Poi in un appartamento al primo piano in via delle Mimose e in via Battelli. Anche in questi casi hanno rubato oggetti in oro. Le indagini da parte della Compagnia Carabinieri di Fano sono ancora in corso. Torniamo a parlare dell'incendio accidentale divampato a gennaio in un capannone dell'azienda Profiglas a Bellocchi di Fano, perché sono arrivati i risultati dell'analisi ambientali sulla qualità dell'aria. Ne abbiamo parlato con l'assessore Cora Fattori. Assessore, dopo il rogo vi eravate subito attivati per eseguire dei rilievi, però questi esami hanno richiesto del tempo. Che cosa è emerso? Sì, gli esami hanno richiesto del tempo, sono stati effettuati da ARPAM, che è un organismo certificato a cui ci riferiamo sempre, perché per normativa noi dobbiamo riferirci ad ARPAM, e è emerso che non ci sono particolari criticità e problematicità dagli esami delle polveri sottili, dei metalli pesanti e così via. Se volete poi vi leggo anche i risultati che ci ha spedito ARPAM. Che cosa viene indicato? Allora, anzitutto si riassume dove sono state fatte le analisi, quindi sono state 3 zone di analisi, uno all'ingresso degli uffici della ditta Profiglas in via Meda, uno all'ingresso della ditta ufficio Eurotubi SRL in via Filippini e l'altro nel luogo dell'incendio presso il laminatoio Cold 01, lotto 45. Quindi questi sono stati i 3 punti più critici in cui abbiamo fatto le analisi, che si vanno a sommare a quelle delle nostre centraline, che però, come detto, erano sopravvento, quindi rischiavano di non essere veritiere e troppo cautelative. Invece abbiamo voluto, in accordo con ARPAM, essere più dettagliati e precisi possibili. Le analisi sono state fatte nel giorno del 27 e poi ripetute nel 28, e ci sono stati diversi campionamenti per le polveri totali e poi i prelievi con campionamenti passivi da Radaello, e quindi da qui sono emersi i vari risultati. Per quanto riguarda le sostanze organiche volatili, denominate SOV, tutti i campionamenti hanno fornito concentrazioni inferiori ai limiti di quantificazione e i valori rilevati per i parametri di benzene, tuolene e stilene nei campionamenti di più lunga durata sono risultati inferiori alle concentrazioni indicate dalle linee guida dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi questo è un primo risultato positivo. Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, denominati IPA, anche in questo caso i limiti restano entro quelli della normativa. Ci sono altri risultati? Altro risultato riguardano i metalli pesanti, e anche per quanto riguarda i metalli pesanti non si superano i limiti. Noi tra l'altro abbiamo eseguito dei rilievi a favore di sicurezza, quindi concentrandoci su indicatori più restrittivi, e l'ARPAM ci segnala che non si evidenziano particolari problematicità in riferimento ai parametri rilevati in aria ambiente a seguito dell'incendio occorso nella città. Quindi abbiamo cercato di fare le analisi al meglio. Ringraziamo tutti gli interessati, a cominciare da ARPA, ma gli uffici ambiente, del quale ricopro l'assessorato, ma ringrazio i tecnici che hanno fatto un ottimo lavoro, e ringrazio anche la ditta Profiglas, che si è dimostrata molto professionale nel risolvere subito la criticità. A Fano la prossima settimana verranno inaugurate le nuove 88 soste gratuite di Via del Risorgimento, un parcheggio molto richiesto dai residenti ma anche da chi lavora negli uffici della zona. L'area è stata arricchita da luci a LED, panchine e piante verdi. Tutti i particolari nel prossimo servizio di Filippo Pucci. Nulla a che vedere con quello precedente. Il parcheggio di Via del Risorgimento a Fano finalmente vede il termine dei lavori. L'opera, dal costo di 600.000 euro, verrà aperta agli automobilisti a partire dalla prossima settimana, dove si terrà una breve inaugurazione per poi posteggiare in totale sicurezza e ordine le autovetture e anche i motocicli. Stiamo per riconsegnare alla città il parcheggio di Via Risorgimento, un'infrastruttura molto importante d'attesa che ha avuto qualche ritardo.
ritardo, ma ci siamo davvero. Torniamo a dare alla città 88 parcheggi in forma ordinata, con una pavimentazione adeguata, autobloccante, perché ricordiamo che quel parcheggio era posto ed è posto tuttora in una conca e quindi aveva diversi problemi idraulici. Con questa pavimentazione particolare tutta l'acqua ristagnerà all'interno del terreno, anzi, e favorirà anche tutto quello che è una falda acquifera che, ahimè, anche con questi problemi contemporanei di ambientali, sicuramente porterà un vantaggio. Dopodiché abbiamo previsto, in questi giorni stanno ultimando quello che è il collaudo luminoso di 21 nuovi punti luce che verranno messi a disposizione proprio per migliorare la visibilità dell'area e quindi anche la sicurezza. È prevista anche una piccola area di sosta con delle panchine che sono già state messe a disposizione, e mancheranno, diciamo, nell'ultima parte, pur inaugurandole, le due rampe che invece daranno collegamento ai passeggi. Quelle arriveranno da qui a 15 giorni, però entro la prossima settimana, diciamo che i lavori saranno terminati, e siamo ben lieti e contenti di dare un posto accessibile, perché ricordiamo che c'è stato un abbattimento completo di tutte le barriere architettoniche, quindi tutte le persone con disabilità potranno fruirne in tutti i suoi spazi, verde perché viene messo a disposizione tutto un nuovo apparato radicale con 32 nuove piante e del verde, quindi di cespugliature limitrofe, e sicuramente sicuro, perché con tutta questa illuminazione e questa sosta regolamentata sicuramente le persone potranno sentirsi più in sicurezza. A Pesaro da lunedì 6 a venerdì 17 marzo parte di strada delle Case Bruciate sarà chiusa al traffico per garantire le operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere compensative di Società Autostrade al Casello della 14. I percorsi alternativi per raggiungere l'abitato del quartiere 8 sono: per chi proviene da Borgo Santa Maria, via della Selva Grossa o strada Sminatori; per chi proviene da Pesaro, strada della Campanara proseguendo su strada Rascheto. Durante i 12 giorni di intervento il gruppo comunale della Protezione Civile garantirà un servizio di navetta per collegare il centro di Case Bruciate alla fermata dell'autobus in strada Montefeltro e viceversa, la mattina dalle 7.30 alle ore 9, il pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18. Cambiamo argomento e torniamo a parlare del Giro d'Italia. Fossombrone, il palazzetto dello sport, ha accolto centinaia di persone per la presentazione ufficiale dell'ottava tappa. Un evento partecipato e ricco di emozioni. Il palazzetto dello sport di Fossombrone era gremito di gente domenica scorsa per la presentazione dell'unica tappa marchigiana del Giro d'Italia prevista per il prossimo 13 maggio. La città sarà in mondovisione, accoglierà la carovana che partirà da Terni, scalerà le ascese dei Cappuccini, il Monte delle Cesane e dopo lo strappo di Montefelcino nuovamente la salita dei Cappuccini. I fossombronesi sono pronti a vivere questa rara occasione sportiva che metterà in risalto non solo le capacità di correre, ma anche le bellezze del territorio. La presentazione dell'evento è iniziata sulle note dell'inno d'Italia cantato dai bambini. È seguito un video con i nomi degli uomini illustri, fossombronesi e marchigiani. Il video che abbiamo preparato non è sui tecnicismi del Giro d'Italia, ma è sull'importanza del Giro stesso, che vorrei che sia condivisa con tutti. Con tutti i nostri concittadini, con tutta la nostra comunità, perché questo è un evento importante, è un evento che in qualche maniera deve darci un momento di visibilità a livello mondiale. Quindi il fatto che la comunità si prepari a questo è la cosa più importante. Coinvolgente anche il monologo dell'attrice Giulia Bellucci, presenti all'evento diverse autorità civili e militari, il promotore della tappa Alighiero Micioli, la showgirl Justine Matera, il commentatore di MotoGP Mauro Sanchini, ospite d'eccezione il giornalista ed ex CT della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani. Sembra che ci sia una gran voglia di ciclismo, una gran voglia di Giro d'Italia, anche perché il Giro non è solamente una corsa in bicicletta, il Giro d'Italia fa parte della storia, della cultura di questa nazione. E la tappa dà la possibilità a Fossombrone di farsi vedere in Italia e non solo, nel mondo, perché il Giro non è visto solamente qui, è visto in tutto il mondo. E tra l'altro sarà una tappa bella, particolare, perché
perché non c'è pianura, perché per arrivare sul traguardo di Fossombrone i corridori dovranno affrontare salite come quella di Cappuccini, come Cesana. Sono strappi non lunghissimi ma veramente impegnativi, e quindi sono assolutamente convinto che questa tappa sarà un grande spettacolo. Ennesimo riconoscimento per il poeta fanese Elvio Grilli. La Universum Academy Switzerland ha conferito a Grilli il premio internazionale Minerva 2023 al merito culturale per il suo lodevole e instancabile impegno in campo culturale, sociale e umanitario, inteso all'esaltazione dei valori dell'amore, della solidarietà e della fratellanza fra le genti. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà a Lugano il 27 maggio. Mi sento molto orgoglioso, ha commentato Grilli, nel ricevere un premio che rende onore anche alla città di Fano. E vi annuncio che lunedì sera Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Come sempre potrete intervenire in diretta contattando i numeri che vedete in sovraimpressione, il 338-4968-250 è proprio il numero di riferimento anche per le vostre segnalazioni, quelle dei nostri reporter di strada. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi.